dati si attestano al 2015, ma come tutti noi sappiamo, quello che avviene in sanità non avviene in un giorno, è frutto di un processo. E quindi noi abbiamo nel 2015 questo acme così negativo che è frutto di un processo lungo. Noi abbiamo provato a invertire la rotta. E vi assicuro che questi dati per me non sono una sorpresa, perché quando mi sono insediata, diciamo quasi alla fine del 2013, il patto della salute ha preso il via da, diciamo, dati empirici, ma erano questi, questa era la realtà oggettiva che riscontravamo nel nostro territorio nazionale, e cioè una grande sofferenza, un grande stress del sistema sanitario nazionale dovuto fondamentalmente a tre fattori. Il primo, il più importante, cioè quello demografico, che è stato sottolineato, cioè l'invecchiamento della popolazione, l'aumento della cronicità e il non ricambio generazionale, e questo è un fattore che, signori, non cambia in un anno e che deve essere, a mio parere, il centro di una serie di politiche che dureranno per anni, politiche a favore degli anziani e di prevenzione nei confronti della cronicità da un lato, dall'altro lato politiche demografiche. Quindi da questo non si fugge. Secondo elemento di stress, ovviamente a fronte di un aumento della domanda sanitaria, anche a fronte dell'aumento della spesa sanitaria dovuta non solo all'aumento dell'invecchiamento della popolazione, ma anche fortunatamente ai nuovi farmaci e alle nuove tecnologie, senza le quali ovviamente significa non fornire ai nostri pazienti, ai nostri cittadini, tutto ciò che noi possiamo dare. Terzo elemento, da cui non ci si può nascondere, è stato il frutto di una stagione di grandissima sofferenza data da tagli lineari al settore della sanità, che sono avvenuti quindi proprio in modo piatto nelle regioni, e che però non sono stati accompagnati per anni, a mio parere, ad un adeguato processo di riqualificazione della spesa sanitaria e anche di azione chirurgica, permettetemi se uso questo termine in questo luogo, che permettesse di andare all'interno dei processi, cioè andare nella profondità laddove si annida lo spreco o dove c'era una cattiva gestione, e una sottovalutazione del tema dei livelli essenziali di assistenza. Questi sono i risultati. Vedremo nei dati dell'Osservasalute dei prossimi 2 anni se le politiche che abbiamo messo in atto cambiano questo tipo di dato. Sicuramente abbiamo aumentato il fondo, abbiamo detto basta ai tagli lineari, sì invece a una revisione della spesa chirurgica. Cosa significa? Con le centrali uniche d'acquisto e con gli strumenti come quelli del piano di rientro degli ospedali in deficit, siamo andati a riorganizzare la spesa e tutto ciò che veniva e viene risparmiato viene reinvestito nel sistema sanitario, intervenendo per la prima volta in modo selettivo sui processi. Perché guardate, la cosa più singolare è che gli enti pubblici, le ASL, le aziende ospedaliere che hanno speso di più, hanno speso male e non hanno ottenuto nessun miglioramento del servizio, della qualità dei propri cittadini. Basta vedere. Se poi andiamo all'interno dell'analisi critica di questi dati, si vedrà come questo purtroppo corrisponde drammaticamente al vero. Nonostante ciò, mi sembra evidente che dobbiamo anche immaginare che la spesa sanitaria non può rimanere al 6,4 come eravamo finiti, ma deve ricominciare a risalire nel suo complesso, attestandosi su dati diciamo, europei, permettendo quindi una maggiore uniformità della spesa pro capite paziente regione per regione. Oggi lo dislivello ai dati del 2015 era in alcuni casi di 100, 200, 300 euro rispetto a una regione all'altra, e questo si traduce ovviamente in un cambiamento dell'offerta dei servizi. A questo però non è sufficiente a spiegare questi dati. Ci dà una fotografia, ma non tutta la fotografia. È evidente che da qua noi dobbiamo capire una lezione. La prima è che la programmazione sanitaria non è un qualcosa che è, diciamo, materia per addetta ai lavori di cui parliamo tra di noi. La programmazione sanitaria, una giusta programmazione sanitaria, fa la differenza tra vivere e morire.
Quindi nessuno si può esimere dall'assumersi la responsabilità della gestione programmatoria della propria regione. Nessuno. Ed è uno dei motivi per cui noi abbiamo lavorato per cercare di uniformare standard di livelli di controllo e di monitoraggio, aumentando il piano nazionale esiti, aumentando il valore della griglia LEA e cercando accanto a questo di, grazie a nuovi sistemi di controllo dei dati, di offrire i dati, analizzare i dati e renderli pubblici, perché soltanto attraverso una trasparenza del dato, la resa pubblica del dato, si può fare in modo che tutte le politiche attive vadano verso un unico obiettivo condiviso con la popolazione, con i decisori e con gli stakeholder. Altro aspetto che non può essere sottaciuto, i commissariamenti e i piani di rientro. Oggi quasi tutte le regioni hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Diciamo che le ultime due che mancano all'appello, io spero molto, riescono a raggiungere, diciamo, un pareggio di bilancio nei prossimi mesi, se non addirittura due d'estate, ma non hanno raggiunto un uguale livello essenziale di assistenza. E questo è un fattore ineludibile nell'offerta della qualità dei servizi ai cittadini. È il nostro primo obiettivo e quindi dobbiamo immaginare anche un diverso modello di commissariamento delle regioni. Io su questo ormai lo sto dicendo da mesi perché noi, che i commissari e i subcommissari non abbiano nessuna possibilità di intervento nel profondo dei processi, è evidente che questo poi non ci permette di avere un'effettiva, diciamo, incisività sull'azione di controllo nei confronti però dei cittadini, perché qui parliamo di dare e offrire servizi. Motivo per il quale io ritengo che siano giunti i tempi maturi accanto al nostro tavolo sui ticket che abbiamo aperto la scorsa settimana, anzi questa, sì, la scorsa settimana, di aprire anche un nuovo e ulteriore gruppo di lavoro per pensare un modello diverso di commissariamento che io vedo come un commissariamento delle singole aziende ospedaliere delle singole ASL laddove non avvengono i servizi dati ai cittadini. Il terzo elemento che è veramente di pari e uguale importanza rispetto agli altri è che noi ci siamo abituati a immaginare la sanità semplicemente, diciamo semplicemente per usare un eufemismo, come erogatore di servizi e di prestazioni. Oggi la sanità è prevenzione. Accanto al trattamento e alla terapia ha la stessa importanza la prevenzione, ma è un fatto logico. A fronte di una popolazione che sarà sempre di più ultra-ottantenne, l'obiettivo di un sistema sanitario nazionale universalistico che vuole rimanere sostenibile e vuole rimanere universalistico è quello di muoversi su grandi campagne di prevenzione che non possono essere fanalino di coda dell'azione programmatoria. Noi abbiamo messo come obiettivo nel piano nazionale cronicità e nel piano nazionale prevenzione il 5% della spesa, ma noi siamo molto al di sotto e ce ne vorrebbero ancora di più, con un programma di prevenzione che non può essere parcellizzato e lasciato a spot più o meno mediatici delle singole regioni, ma che deve invece avere degli obiettivi chiari. Qual è la nostra battaglia primaria? La battaglia primaria oggi è la lotta all'obesità. E quindi la lotta a stili di vita scorretti, combattere il diabete e quindi già agire dai primi, fin dalla nascita, se non addirittura della gestazione, su stili di vita corretti che ci permettano di mantenerci in forma, di essere sani, di avere una consapevolezza. L'altra grande battaglia contro le infezioni, in questo rapporto ci viene data come un indice di mortalità sempre più alto, è quella delle infezioni. E dall'altro lato, altro aspetto sempre a cui uno Stato come il nostro deve stare attento e su cui dobbiamo puntare di più è quello delle neuropsichiatrie. Quindi abbiamo salute mentale, prevenzione, lotta all'obesità, corretti stili di vita, lotta alle dipendenze. E permettetemi di dare diciamo, di dire un'ultima cosa. È ovvio che il nostro obiettivo è fare in modo che le persone anziane non si ammalino e che vivano la parte finale della propria vita con una qualità della vita migliore, sopravvivendo
soprattutto le donne. Le donne vivono di più, vivono peggio, vivono male. E su questo non possiamo essere invisibili, far finta che il problema non esista. Esiste, quindi dobbiamo lavorare moltissimo su azioni di prevenzione e di consapevolezza, empowerment nei confronti delle donne. Dall'altra parte, in una società che ha pochissimi bambini come la nostra, investire sui bambini, sulla loro salute psicofisica, è un investimento sociale il più grande che abbiamo. Da un lato l'educazione, dall'altra la cura di sé. Vedere bambini che cominciano a bere a 11 anni, a fumare a 10-11 anni, vuol dire che stiamo consegnando al futuro degli adulti malati. E questo è un impegno trasversale che deve coinvolgere le famiglie, il Ministero per quello che è possibile, i territori, le istituzioni, tutti, cioè ci deve essere una consapevolezza generale su quelli che sono gli obiettivi di salute, che, ricapito, sono la lotta all'obesità, la lotta alla cronicità, alle infezioni e una maggiore consapevolezza della salute e della prevenzione per le donne e per gli anziani. Io ringrazio